Buonasera a tutti, ben ritrovati con l'Officina dell'Economista, questa rubrica che organizziamo Andrea Cerrato, sottoscritto, Giulia Gitti, che vedete sotto di me, e insieme a Francesco Filippucci, Marco Palladino e Andrea Gorga, che si sono succeduti nelle precedenti chiacchierate. Oggi ci occupiamo di economia americana, di prospettive post-elezioni, a questo punto, dato che il risultato sembra abbastanza assodato. E lascio la parola a Giulia, che magari si presenta un attimo e poi introduce il discorso di oggi. Grazie Andrea. Ciao a tutti, io sono Giulia. Sono una dottoranda in economia alla Brown University e niente, quindi per introdurre questa chiacchierata abbiamo pensato all'inizio di fare una panoramica, un excursus su i primi 4 anni di amministrazione Trump per capire insomma come è andata l'economia, a che punto siamo e quindi che prospettive abbiamo per il futuro. Allora, Andrea, mi devi dare la possibilità di condividere lo schermo per le slide. Introduco velocemente i nostri due ospiti che mi sono dimenticato, ovviamente, professor Alberto Bisin da New York University e professor Guido Tabellini, Bocconi, ovviamente persone molto più preparate di noi per discutere gli argomenti di oggi. Iniziamo con Trump durante la campagna elettorale aveva disegnato un programma economico abbastanza specifico, anche se non erano specifici insomma i dettagli e l'implementazione. Comunque i punti principali erano un taglio importante delle tasse a imprese e redditi, che era stato pubblicizzato insomma come un taglio che avrebbe beneficiato la classe media e la classe lavoratrice, ma in realtà comportava un grosso taglio della corporate tax e un grosso taglio, circa il 6% dell'aliquota sui redditi più alti. Insieme a questo taglio delle tasse ci sarebbe stato anche un grosso investimento in infrastrutture e difesa di circa 300 triliardi di dollari, insieme a un taglio di circa l'1% di tutti gli altri programmi, a parte Medicare e Social Security. Poi avrebbe rinegoziato i trattati commerciali che diceva fossero sconvenienti per gli Stati Uniti e ha imposto tariffe sulle importazioni cinesi per cercare di risollevare il deficit commerciale americano. Inoltre prometteva deregolamentazioni dell'economia e una stretta sull'immigrazione irregolare, appunto con le promesse del muro al confine col Messico, pagato dal Messico. Quindi sostanzialmente grazie a taglio delle tasse, investimenti in infrastrutture, tariffe e deregolamentazione, l'obiettivo era quello di aumentare i posti di lavoro nell'economia americana. Prometteva di creare 25 milioni di posti di lavoro e soprattutto difendere il settore manufatturiero americano. Il deficit che così si sarebbe creato sarebbe stato compensato da una crescita dell'economia del 3,5% all'anno. Cosa è stato fatto di tutto questo? La riforma più importante sicuramente è stata il Tax Cut and Jobs Act, approvato nel dicembre 2017, che appunto ha ridotto la corporate tax in maniera permanente dal 35 al 21% e ha abbassato sostanzialmente le aliquote marginali della maggior parte degli scaglioni. È stato commentato che in realtà il 20% più ricco della società americana ha beneficiato del 60% di questo taglio delle tasse.
Per quanto riguarda l'agenda di protezionismo commerciale, ha effettivamente messo tariffe su acciaio, alluminio e altri beni. Ha iniziato una guerra commerciale con la Cina, che insomma ora è in fase di cessate il fuoco, però comunque le tariffe rimangono comunque alte, e ha rinegoziato la nafta senza però produrre cambiamenti significativi. E è uscito dal TPP. È stato molto attivo per quanto riguarda la deregolamentazione in vari campi, finanziario, protezione al consumatore e soprattutto ambientale. E sulla questione ambientale c'è anche da ricordare che ha tolto gli Stati Uniti dal Trattato di Parigi. E oltre a inasprimenti sui controlli ai confini, infatti ricordiamo i bambini che vengono separati dai genitori, ha ridotto anche l'immigrazione legale. Quindi andiamo a vedere come tutto questo ha impattato l'economia. Allora, in questo grafico vediamo il tasso di crescita del PIL reale annuale e questo tasso di crescita, insomma, si è ripreso dal 2010 in poi, dopo la grande recessione. È stato sempre positivo negli anni dell'amministrazione Obama, dal 2010 in poi, e dal 2000, insomma, da quando Trump ha preso la presidenza, è aumentato fino al 3% nel 2018, probabilmente grazie alla riforma fiscale, ma poi nel 2019, insomma, non abbiamo avuto il 3% che Trump prometteva. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, anche qui vediamo che il tasso di disoccupazione è iniziato a scendere dal 2010 in poi, e il trend è stato sempre negativo. E appunto sotto l'amministrazione Trump ha continuato sul suo trend. Allora, ricordo che qui vediamo fino al 2019, perché poi dal 2020 in poi ce ne occupiamo dopo. Per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro, allora vediamo la linea blu sono i posti di lavoro nell'intera economia, invece la linea rossa sono i posti di lavoro creati nel settore manifatturiero. Appunto, come prima, insomma, dal 2010 abbiamo di nuovo una crescita positiva in entrambe le misure, e soprattutto nel manufatturiero vediamo che, insomma, nei primi anni dell'amministrazione Trump la crescita è stata positiva, ma nel 2019 è diminuita, probabilmente dovuto alla guerra commerciale con la Cina. Comunque, anche questi sono tassi di crescita che sono ben lontani dalla creare i 25 milioni di posti di lavoro che prometteva. Qui invece vediamo il salario reale che è in blu e il reddito reale mediano che è in rosso, e insomma vediamo una ripresa dopo la grande recessione, e comunque a parte alti e bassi, insomma il tasso di crescita è positivo, e quindi sostanzialmente questo ci raffigura la posizione economica di una famiglia media americana che comunque insomma sta migliorando da dopo la crisi. Quindi insomma sostanzialmente abbiamo visto che Trump ha sostanzialmente ereditato un'economia che si stava riprendendo bene da dopo la grande recessione, e sotto la sua amministrazione ha continuato su questo trend. Qui vediamo invece l'andamento del bilancio federale, che appunto dopo il grande crollo, dopo la crisi, insomma, si stava riprendendo sotto l'amministrazione Obama, invece con le politiche di Trump, insomma, sta continuando a diminuire. Questo diciamo che è una cosa interessante perché Trump ha un po' sdoganato il mito insomma, del deficit, di bilancio, che per i repubblicani era un po' un dogma. E infine la bilancia commerciale, vediamo che appunto in realtà la bilancia commerciale continuava ad andare in trend negativo fino al 2018, quando appunto ha iniziato la guerra commerciale con la Cina, quindi insomma un po' recuperato, però non siamo tornati insomma ai livelli di inizio 2000. Quindi ecco, ho finito la mia overview, chiedo ai nostri ospiti se vogliono commentare.
Vai Guido. Ma, no, una cosa che leggevo poco fa, che è uscita sulla Survey of Consumer Finance, riportata nel Federal Reserve Balance di settembre, è che se uno fa il rapporto tra reddito medio e reddito mediano, questo era salito tra il 2013 e il 2016, è sceso tra il 2016 e il 2019, cioè il reddito mediano sotto Trump è cresciuto più del reddito medio. E lo stesso vale anche per la net worth. Credo che questo, io non ho studiato i dati in dettaglio, ma mi sembra di capire che questo sia dovuto al fatto che i redditi bassi del primo quartile sono cresciuti di più durante questo periodo, mentre top income sono cresciuti di meno. Quindi non so se questo è dovuto alle politiche di Trump, però sicuramente c'è stato una miglioramento delle situazioni delle fasce più povere. Questo è interessante perché va contro un po' lo stereotipo che Trump invece è un businessman che ha aiutato i ricchi. E oggi credo che ci sia stato un tweet di un rappresentante repubblicano che diceva: We are the party of the working people now. E quindi ha consolidato il posizionamento dei working people, dei blue collars, o comunque diciamo delle classi medio-basse bianche, però bisogna dargli atto, nessuno di noi in questo Zoom call è un supporter di fan di Trump ovviamente, però bisogna dargli atto che per qualche ragione chi stava peggio ora sta meglio. Sì, e questo si vedeva anche dal grafico che tu hai fatto vedere sul salario mediano. Infatti il grafico mi ha molto colpito, onestamente. Io non l'avevo visto e non avrei detto ex ante, non avrei immaginato ex ante un aumento così pronunciato della mediana. Non lo so, cioè non sono sicuro di vedere questo, come dire, miglioramento della struttura della distribuzione del reddito nel paese. Cioè, bisognerebbe guardarci un pochino di più. E non sono neanche sicuro, cioè, che ci siano stati dei trasferimenti. È molto difficile vedere un pochino, secondo me, identificare gli effetti redistributivi delle politiche di Trump, no? Perché è chiaro che il protezionismo con la Cina può essere inefficiente a livelli generali dell'economia, però certamente ha un effetto redistributivo a favore dei salari nel manifatturiero, credo. E lo stesso anche, diciamo, la questione dell'incidenza del corporate tax non è chiaro, no? Cioè, che abbia abbassato che abbia abbassato le tasse al top, va bene, questi sono, no? È un po' che si fa, sono, però la riduzione al corporate tax è una cosa importante, ovviamente nel dibattito politico questa discussione è anche quello viene considerato come un regalo ai ricchi. Ovviamente quello dipende dall'incidenza, non è ovvio, io non conosco studi approfonditi, però non mi stupirei se quello avesse avuto un effetto importante per le cose che diceva Guido, cioè per aumentare i salari di là. E l'altra questione ovviamente è quella della deregulation, cioè se non ci sono molti economisti che stanno dalla parte di Trump, economisti almeno insomma noti. Io parlavo recentemente con Casey Mulligan, che è uno di quelli, era stato, credo, non so se il direttore, ma comunque era al Council of Economic Advisor di Trump per un po', e l'altra persona che sembra, diciamo almeno in generale, l'altro economista di un certa rilevanza che sembra stare con Trump è John Cochrane. Entrambi alla fine vanno sulla questione della regulation, cioè entrambi considerano
il risultato di Trump. E io devo dire, sì, insomma, non ne so abbastanza. È chiaro che anche lì il dibattito politico è sul negazionismo su climate change e varie cose di questo tipo. Adesso, quanto invece, diciamo, l'amministrazione Trump sia riuscita veramente a deregolamenti, insomma, in questo processo di deregolamentazione, diciamo, importante da un punto di vista economico, onestamente, per me è difficile dirlo, non lo so, però è una questione importante. Sì, certo, mi sembrava interessante da questo punto di vista della deregolamentazione anche un po' la reazione dei mercati in questi giorni alla, diciamo, possibile vittoria di Biden, combinata però anche con un, diciamo, un setting istituzionale abbastanza divisivo, cioè perché diviso, cioè che una Camera è da una parte, probabilmente il Senato ha più probabilità di essere repubblicano. Sentivo da NBC, CNN, che l'interpretazione che va per la maggiore è che i mercati festeggino abbastanza questa divisione delle due Camere, perché rende molto meno probabile, diciamo, un attacco sferrato direttamente termini di regolamento. Io su questo penso che non sia solo una questione economica, penso che dobbiamo essere contenti, anche se magari le nostre simpatie vanno al Partito Democratico, credo che dobbiamo essere contenti di avere un Senato diviso, perché può essere, non solo per le ragioni economiche che menzionavi, ma perché può essere un modo per evitare un'ulteriore exacerbation della polarizzazione. Cioè, un Senato democratico oggi rischierebbe di prendere dei provvedimenti magari molto spinti verso sinistra, e continueremmo ad avere un partito repubblicano molto spinto a destra e il rischio di un aggravarsi della polarizzazione. Un Senato diviso è una forza di moderazione, costringe al compromesso i democratici, costringe al compromesso i repubblicani. E questo della polarizzazione del sistema politico americano è il problema più grave che l'America ha davanti, e quindi qualunque cosa che possa aiutare a moderare questa polarizzazione ben venga. Quindi io mi auguro che, nonostante sia più vicino alle policy preferences dei democratici, mi auguro che rimanga un Senato repubblicano. Sì, sono perfettamente d'accordo anch'io. La separazione divided government è una meraviglia in questo momento. Bisogna anche dire che il Partito Democratico si è abbastanza ovviamente allineato dietro dietro a Biden, perché Trump era oggettivamente, da molti punti di vista, un pericolo per il paese, e i democratici in questo sono stati un pochino più responsabili, ma una grossa parte del Partito Democratico si è spostata molto a sinistra negli ultimi anni, e sono molto attivi, sono molto, no? Cioè, non bisogna arrivare fino a Alexandria Ocasio, ma anche Warren, no? Warren ha dietro gli economisti di Berkeley, Emmanuel Saez, che hanno un piano, un progetto di tassazione della ricchezza e altre forme abbastanza forte, come dire, abbastanza estremo, no? E non è un caso che Trump abbia oggettivamente corso contro Sanders, contro la sinistra del Partito Democratico. L'ha fatto molto chiaramente, molto esplicitamente, no? Anche nel dibattito con Biden ha detto l'uomo farà Medicare for All, farà Green New Deal, cioè tutte queste proposte che della sinistra del Partito Democratico no, erano quelle contro cui Trump ha corso in maniera, io credo, con un grosso successo, perché poi alla fine non bisogna dimenticare che
siamo contenti che ha vinto Biden, ma non ancora. Speriamo, esatto, almeno speriamo, non vorrei portare sfortuna. L'altro giorno c'era, mercoledì sera c'era l'Empire State Building, era blu, e io ho pensato, cioè, non è possibile la sfortuna che questa cosa possa portare, ma vabbè. Quindi anch'io ci casco, ma no, appunto, voglio dire, chiaramente Trump ha fatto meglio di molte aspettative, di quasi tutte le aspettative, ovviamente è difficile interpretare perché, è possibile, secondo me è molto probabile, che una parte di questo fosse quello, cioè fosse che correva contro un partito democratico diviso, con una leadership abbastanza debole, perché insomma Biden per ragioni di età e anche di posizione non è particolarmente forte, e quindi in effetti con un senato democratico, una camera democratica, questo la possibile sterzata a sinistra, la sterzata a sinistra era veramente plausibile e possibile. Io penso che una parte della, diciamo, del paese ragionevole che non ama Trump abbia votato in quella direzione, abbia votato Trump anche per questo. L'altra parte è quella dei riots, l'altra parte è quella della gente che ha paura degli anarchici nelle città. Sì, diciamo che è probabilmente molto presto per fare delle analisi molto precise, però ecco, questa percezione dello slittamento a sinistra del Partito Democratico sicuramente si vede nel voto a Miami, quello decisivo in Florida, in cui tutti i quartieri a maggioranza cubana ti stiamo perdendo, Andrea. Hanno votato molto più. Andrea, non ti sentiamo. Andrea, non ti abbiamo sentito. Sentite? Adesso sì. Ok. No, volevo dire semplicemente che si vede molto bene questo slittamento a sinistra del Partito Democratico nei voti di Miami, quelli decisivi per la Florida, nei quartieri a maggioranza cubana, dove il risentimento verso il regime socialista è molto presente, e hanno votato Trump molto di più di quanto avessero fatto 4 anni fa. Quindi questo sicuramente. I venezuelani, si diceva, no? Cubani venezuelani. La Florida è interessante, che la Florida, nonostante appunto sia abbia votato con Trump anche in modo inaspettato, ha passato la proposta su minimum wage a $15, no? Quindi strano, insomma, interessante. Non... Ieri, ad esempio, Gabriel Zucman, non mi ricordo dove, c'è in qualche altro stato è anche passata una, ma non mi ricordo dove, una proposta su wealth tax o su, non so, cambiamento della struttura fiscale nella direzione. E appunto Zucman utilizzava questo, che utilizzava questi risultati per dire, fondamentalmente per argomentare che il fatto che Biden non sia andato come ci si aspettava era perché si era posizionato troppo a destra, che in realtà la popolazione, insomma, in vari stati, credo uno fosse Arizona, l'altro Florida, erano andate comunque, avevano passato queste proposte, diciamo, della sinistra democratica. Allora vado un attimo magari a riprendere le slide per discutere un attimo della crisi Covid, giusto per portarci un attimo il discorso sugli ultimi mesi e come ha reagito l'economia americana, diciamo, alla crisi pandemica. Volevo far vedere qualche dato prima, poi parliamo delle misure messe in campo e magari di qualche prospettiva per i prossimi mesi. Questo è un grafico che ci fa vedere la variazione del PIL reale trimestre su trimestre, quindi nell'ultima parte, quella a destra, vedete la variazione 2020-2019, il primo trimestre è praticamente zero, ma più 0,3%, poi crolla del 9% nel secondo trimestre e crolla ancora del 3% nel terzo trimestre, quindi siamo ancora, gli Stati Uniti sono ancora in piena crisi economica. Giusto per dare qualche riferimento numerico.
Questo è un bel grafico che fa vedere un po' la composizione, no, di questo crollo del PIL. Come potete vedere, il crollo si concentra soprattutto sui consumi, poi vedremo che tipo di consumi e in parte sugli investimenti. È una composizione molto diversa da quella della crisi del 2008, come vedremo. E questo è un grafico che ho preso direttamente da un paper di Raichetti di Harvard, che cerca, diciamo, con dei dati in tempo reale di tenere traccia un po' di come va l'economia americana settimana per settimana. E questi sono dati che credo arrivino a fine agosto. Questo è quello che dicevo riguardo la composizione, diciamo, del crollo dei consumi. In giallo vedete quanto contribuisce ogni tipo di consumo al crollo durante la crisi Covid, invece in verde acqua quanto contribuisce ogni tipo di consumo al crollo nella crisi del 2008. Come potete vedere, nel 2008 il crollo dei consumi si concentra molto su beni durevoli e non durevoli, ma soprattutto su beni, questa è la cosa importante. Invece ora c'è un crollo dei servizi che vediamo ovunque, ovviamente anche in Italia, con i soliti esempi che si fanno, no? dei ristoranti, retail. Questi sono i tipi di consumi che sono stati, diciamo, più colpiti durante questa crisi. E poi volevo dire anche qualcosina sul mercato del lavoro, che mi sembra interessante, insomma, questo spike incredibile del tasso di disoccupazione, penso non osservato in tempi recenti, nel recente passato degli Stati Uniti, che arriva vicino al 15% e si assesta poi a livelli tra, diciamo, vicini all'8% nell'ultimo trimestre, giusto per appunto ricordare che ancora adesso siamo molto, molto lontani ovviamente dai livelli pre-pandemia, nonostante, diciamo, le misure di contenimento di Trump siano state abbastanza, insomma, allentate rispetto ad altri paesi. E questo è anche interessante perché era un grafico che è uscito, ha colpito molti all'inizio, diciamo, della crisi Covid, quello delle richieste di indennità di occupazione. Questi sono dati settimanali, immaginate che all'inizio della crisi ci fossero 16, 20, 24 milioni di persone a settimana che chiedevano indennità di disoccupazione. È interessante notare che ancora oggi siamo a livelli settimanali che sono più alti del picco della crisi del 2008, quindi insomma le condizioni attuali sono molto, ancora molto gravi. Magari questo è un po' più complesso, lo saltiamo un attimo. Questo invece è lo stato del debito pubblico, quindi diciamo, mettendo insieme le misure di contenimento messe in campo dal Congresso e il crollo del PIL, ci restituisce, diciamo, questa figura del debito pubblico in percentuale al PIL americano, che sale a livelli, diciamo, del 135% più o meno allo stato attuale rispetto al 108-109% del pre-crisi pandemica. E infine volevo dare un overview delle misure messe in campo da Trump e dal Congresso contro il coronavirus. Diciamo che la misura più importante è stata il Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, uno stimolo da 2.200 miliardi approvato dal Congresso in marzo, per darvi un'idea della dimensione. È una dimensione simile al PIL italiano, qualcosina in più anche, quindi uno stimolo enorme. Sono 300 miliardi di trasferimenti a individui e famiglie, 1.200 dollari pro capite per individui single, poi a salire per famiglie con figli, 260 miliardi di finanziamenti per indennità di disoccupazione e poi trasferimenti o prestiti o trasferimenti a fondo perduto a piccole e medie imprese, grandi imprese e stati e governi locali per un ammontare vicino al 10% del PIL, diciamo, del 2019. Quindi queste sono un po' un overview dell'economia americana allo stato attuale e date, diciamo, misure di contenimento messe in campo. Quello che mi verrebbe da chiedere è, anche dato il contesto istituzionale attuale e il programma di Biden, quindi un programma
abbastanza socialdemocratico, con focus su infrastrutture, ambiente, tassazione e misure di welfare, soprattutto sul debito scolastico e healthcare. Come pensate che, diciamo, verranno, che tipo di misure pensate verranno fuori dai, dai compromessi istituzionali, e anche se, se vi sentite di dire qualcosa su quanto velocemente l'economia americana potrebbe riprendersi qualora ci sia un vaccino, o comunque nel, nel momento in cui si esce un pochino dal, dal tunnel. Posso... una cosa che è una reazione un po'... Perché la domanda, perché la domanda interessante è questa del quanto velocemente ci... No, ovviamente la stiamo, ce la stiamo facendo tutti e si sta facendo da molto tempo, no? Quanto velocemente funzionerà? L'economia americana è ragionevolmente flessibile in generale, no? I lavori persi, si spera, torneranno abbastanza rapidamente. La cosa che mi sembra, in un certo senso, la cosa che diciamo, il modo in cui io vedo la domanda più interessante invece è un'altra, cioè quello che sta succedendo, quello che è successo è, abbiamo... Molti di noi hanno lavorato per mesi remotely, no, da casa, online, insomma, e abbiamo e diciamo, e gli effetti non sono in termini di produttività non sono stati chiari, nel senso che la prima reazione è stata funziona tutto meravigliosamente perché non l'abbiamo mai fatto prima, cioè mi pare di poter dire, no? Certamente nell'educazione, ma non solo, in molti altri settori. E però, come dire, però c'è un dubbio su in realtà quanto, quanto questo, un sistema di questo tipo sia sostenibile in futuro. Questo ha a che fare con la solidità delle città, si discute, no? Forse a me interessa particolarmente, ma si discute su New York. La questione di New York, che ce la faccia o meno, non è solo la questione del ritorneranno a riaprire i ristoranti, in realtà hanno già riaperto i ristoranti, no? Funzionano a metà spazio, nel momento in cui come dire, c'è un vaccino, io suppongo i ristoranti ritorneranno a funzionare, perché realmente, oggettivamente già lo fanno, hanno aperto fuori. La questione è, torneremo, come ristruttureremo gli uffici? Io parlavo recentemente con un amico che ha un piccolo hedge fund, ha una struttura, tutta la gente per cui lavora, che lavora per lui, adesso è a casa, la cosa funziona ragionevolmente, pagano 2 milioni all'anno di affitto per i locali che hanno, è un livello, no? È una cosa rilevante, cioè secondo me... quello che sta succedendo è, quello che voglio dire è che mi sembra che Covid stia accelerando, abbia accelerato drammaticamente una direzione verso cui stavamo andando, e sarà molto importante capire quanto torneremo indietro da questo punto di vista. Questo è quello che voglio dire. Il fatto che si ritorni, i servizi riprendano fra 6 mesi o 8, senza forza della domanda venisse dal fatto che appunto ci sono alcuni lavori che magari non risentono molto della situazione attuale, però lavori che poi tendono magari a incentivare ulteriormente questa polarizzazione anche economica, no? Tra lavori diversi. Sì, sì. Due punti. Sulla parte congiunturale, ovviamente abbiamo visto che c'è stato un mucchio di forced savings in questi mesi, e l'espansione fiscale che facevi vedere credo che abbia sostenuto, ha fatto salire addirittura i redditi disponibili più bassi. Quindi dal punto di vista della domanda non credo che il consumo stenterà a ripartire. Ci sono più incertezze legate agli investimenti per via delle osservazioni che faceva Alberto. Però complessivamente la good news è che tra qualche mese avremo un vaccino, cioè stiamo parlando davvero di pochi mesi, quindi io
penso che dal punto di vista congiunturale questo shock molto profondo sparirà molto presto, e sono d'accordo con Alberto che la questione importante è che implicazioni avrà questo sul lungo periodo. Sappiamo tutti che ci sono dei costi fissi nel fare degli aggiustamenti e siamo stati costretti a sopportarli. A questo punto molte cose non torneranno indietro. E da questo punto di vista è probabile che l'economia americana farà meglio in futuro di quella europea, perché sappiamo che è più flessibile, più capace di adattarsi in fretta, oltre che essere sulla frontiera tecnologica delle tecnologie digitali che diventeranno sempre più importanti. Quindi dal punto di vista economico, tutto sommato, non ci sono grandi ragioni per essere preoccupati del futuro, se non per quello che osservavi, cioè sulle implicazioni per la diseguaglianza che possono esserci, perché potrebbe aumentare la polarizzazione tra lavori di serie A e lavori di serie B. Vai Giulia, volevi aggiungere qualcosa? Io volevo chiedere, quindi, alla luce, insomma, alla luce di una ripresa che si vede possibile, che però cambierà probabilmente, insomma, come si lavora, il tipo di investimento da parte delle imprese. Secondo voi Biden, speriamo, cioè quali sono le priorità secondo voi per Biden come presidente? Alberto, vuoi rispondere? Vai pure, Guido. No, non lo so. Non lo so. Diciamo, la questione che dicevamo prima del Senato sarà importante, non potrà fare molto. No? La sua campagna elettorale, difficile dire dalla campagna elettorale, no? Ci sono, quale sia il programma. Ha passato molto della campagna a dire non sto con la sinistra Dem. Quindi certamente io onestamente spero, anche non sarà facile per lui farlo, spero che faccia marcia indietro sul protezionismo con la Cina, onestamente. Mi sembra una cosa, sì, insomma, credo che però non lo so, non è ovvio. C'è una parte del Partito Democratico che, per le ragioni che dicevamo prima, no? Perché comunque tutto sommato è una redistribuzione a favore del blue collar, c'è una parte del Partito Democratico che non è certamente contraria al protezionismo. Quindi io spero che vada lì, ma non lo so. L'operazione tasse... Io invece spero che non succeda nulla in quella dimensione, non aveva piani particolarmente incisivi, però comunque sì, insomma, lì, anche lì la questione più importante sulla questione delle tasse, anche lì è locale, no? Non so, forse sono io che sono molto centrato su New York, però la discussione qui è il bilancio della città è in ginocchio per ovvie ragioni, si parla di un inasprimento fiscale per i redditi molto elevati, o addirittura, sì, no, non si parla di wealth tax, ma si parla di inasprimento fiscale per i redditi elevati, e i redditi elevati parlano di scappare, insomma. Quindi ovviamente, quindi a me sembra che questo sia assolutamente cruciale, cioè la discussione, la sinistra democratica, come dire, sembra volere, ha queste ovvie posizioni un pochino ideologiche, no? Dove tassiamo i ricchi, abbiamo bisogno, questo è il momento in cui i ricchi devono intervenire. Di Blasio ha fatto questo video un paio di mesi fa dove diceva, vabbè, i ricchi se ne vanno, altri torneranno, chi se ne frega, la città non ha bisogno di loro, noi non siamo... la città è di tutti, non è dei ricchi, no? Ovviamente ideologia, però questa è una questione assolutamente rilevante, cioè la città non ce la fa nel breve, no? Io spero che sì, che questo sia chiaro e che anche a livello nazionale si capisca questa questione, però. Io non so che cosa farà l'amministrazione Biden se sarà confermata,
Però se è vero che ci sarà un congresso Senato diviso, non farà molto dal punto di vista legislativo, e quindi le aree in cui l'amministrazione può lasciare il segno sono le aree della politica estera, dove ha libertà di muoversi di più l'esecutivo, e è ragionevole pensare che tornerà a una politica estera molto più tradizionale, e poi la politica di regolamentazione, che sarà influenzata attraverso le nomine, e abbiamo già cominciato a vedere che anche sotto l'amministrazione Trump c'era una preoccupazione nei confronti dei giganti digitali, e questo potrebbe essere un punto su cui l'amministrazione Biden anche sarà ancora più, sarà più aggressiva sicuramente di quella che abbiamo visto finora. Quindi queste penso che siano le due aree su cui l'esecutivo avrà più libertà di manovra. Le politiche dell'immigrazione probabilmente torneranno a essere un po' più tradizionali, anche queste. Dal punto di vista della politica economica fiscale probabilmente non cambierà molto, perché dovranno fare dei compromessi, quindi non credo che vedremo dei grandi cambiamenti su quello. Nell'immediato forse sarà un po' più facile sostenere questa fase di ripresa con una politica fiscale un po' più espansiva, e non credo che il disavanzo pubblico sia una preoccupazione, sia per quello che dice tante volte Blanchard, che i tassi di interesse sono negativi, sia perché sappiamo che l'inflazione resterà bassa e la Fed continuerà ad acquistare debito pubblico. Quindi non vedo l'aumento del debito come una preoccupazione economica rilevante. Sì, sulla questione, sulla questione che diceva Guido prima della, di tech, quello è importante secondo me, perché, cioè, perché su quello Biden avrà anche probabilmente appoggio bipartisan, quindi è chiaro che può, almeno insomma, in larga parte. Quindi quella sarà, ed è ovviamente una questione molto forte ideologicamente, quindi è una di quelle questioni su cui può, può dire di aver fatto e può giocare l'inizio della, della legislatura, insomma della, no, della presidenza. Insomma, mi sembra, sì, quello, e mi sembra importante, mi sembra una questione importante. Sì, c'era forse un altro capitolo in cui è possibile che riescano a trovare qualche diciamo avvicinamento tra repubblicani e democratici, che è quello delle infrastrutture, che è stata una delle grosse promesse un po' disattese da Trump, e che invece è tornata molto presente nel, nell'agenda diciamo democratica con Biden, che appunto ha un programma infrastrutturale molto cospicuo, ecco, a cui ha cercato di dare anche questo taglio un po' ambientale per tenere l'ala sinistra più, più vicina, chiaramente. Bisognerà vedere se su questo riescono magari a trovare un punto di raccordo. Però, tornando a quello che diceva prima Alberto, penso che la sfida economica più importante sia davvero la riallocazione delle risorse, la creazione di posti di lavoro in nuovi settori. C'è un paper che immagino conosciate, di Steve Davis e altri, che fa vedere che ci si aspetta un spostamento di lavoratori non solo tra settori ma anche tra imprese all'interno dello stesso settore in maniera molto molto più rilevante che in passato, e da questo punto di vista l'economia americana dovrebbe essere ben, ben posizionata, ma probabilmente sarà importante facilitare questo processo anche attraverso retraining della forza lavoro, perché le competenze di cui ci sarà bisogno probabilmente saranno diverse rispetto al passato. Sulle infrastrutture io sono un pochino meno ottimista, perché il Partito Repubblicano tende a diventare, no, deficit hawks quando ovviamente non controllano, e perché appunto, perché è questo taglio verde che Biden ha, ovviamente quindi sarà, non sarà così facile secondo me raggiungere un compromesso lì. Benissimo, mi sembra che abbiamo coperto un po' tutto quello che ci eravamo un po' proposti, quindi se per voi, se non avete altro da aggiungere,
ci fai qua la chiacchierata, così la teniamo anche in tempi contenuti. Forse un'osservazione che non abbiamo fatto, farei più politica, cioè che questa sorpresa della tenuta di Trump è una sorpresa, però è una sorpresa importante che segnala che il Partito Repubblicano probabilmente rimarrà sulle posizioni di Trump anche in futuro. Come dicevamo prima, working people, working class, adesso molti sono repubblicani e quindi il populismo a cui siamo stati abituati non andrà via, rimarrà una caratteristica della destra americana, più o meno estrema, vedremo, e capire quanto estrema sarà questo posizionamento del Partito Repubblicano credo che sia una delle interrogativi molto importanti per il futuro, e la tenuta di Trump non lascia ben sperare a questo proposito, perché rischia di essere poi qualche cosa che condizionerà il Partito Repubblicano anche in futuro. Quindi cosa succederà al Partito Repubblicano, secondo me, è una questione molto importante, e questo esito delle elezioni non lascia ben sperare a questo proposito. Sì, completamente d'accordo, e portando questo alle conseguenze, ovviamente cosa succederà al Partito Repubblicano determina anche molto di cosa succederà al Partito Democratico. Quindi su cosa si giocheranno le battaglie, se il Partito Repubblicano resta populista, in misura, come dice Guido, in misura importante, cosa succede al Partito Democratico, nel senso qual è la migliore strategia, posizionamento al centro populista o non so se centro, insomma posizionamento su posizioni populista anche per il Partito Democratico, oppure un po' che è stata la strada Biden, partito più responsabile delle elite illuminate. Non chiaro, no? Cioè Biden ha giocato su questo, ha vinto, ma... Certo. Grazie mille per il vostro tempo e disponibilità. Auguriamo un buon weekend a questo punto, in attesa dei risultati definitivi. Grazie a tutti, buon weekend. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Guido. Ciao.